Si è conclusa la terza edizione del premio letterario Keraison nella splendida cornice di Palazzo Tomaini a San Pietro Apostolo. Protagoniste del premio 2022 le ben 264 opere in concorso per le quattro sezioni: poesia, saggio, narrativa e la sezione speciale dedicata al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa in occasione del 40° anniversario dalla sua scomparsa. Siamo alla terza edizione, quest'anno tra l'altro ricade anche il quarantennale della morte di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Noi abbiamo anche un premio dedicato alla sua memoria, che la cui responsabile è la figlia Simona Dalla Chiesa, quindi ne approfitteremo tra l'altro in questa edizione proprio per fare un omaggio alla sua figura e anche un po' all'arma dei carabinieri per quello che fanno, diciamo, quotidianamente. È il terzo anno che viene promosso questo premio per la legalità e attraverso la scelta di un libro che veicoli un messaggio importante soprattutto per i più giovani. E secondo me la letteratura, la cultura sono elementi fondamentali per la crescita della proprio civile della società. Le forze dell'ordine, la magistratura svolgono il loro ruolo. Per noi è importante veicolare dei messaggi che aiutino soprattutto i più giovani a comprendere quali siano i valori della responsabilità, della solidarietà, della legalità, non intesa semplicemente come rispetto delle regole, che già è una cosa molto importante, ma proprio come approccio diverso alla vita e al rapporto con gli altri.